Essere una donna è letteralmente impossibile. Cioè, devi essere magra, ma non troppo magra. Non puoi mai dire che vuoi essere magra, ma devi comunque essere magra. Devi dire che vuoi essere sana. Devi avere i soldi, ma non puoi chiedere i soldi perché è volgare. Devi essere un capo, ma non puoi essere cattiva. Devi comandare, ma non puoi schiacciare le idee degli altri. Devi adorare di essere una madre, ma non parlare dei tuoi figli tutto il tempo, eh. Devi rispondere dei cattivi comportamenti degli uomini. È allucinante. No, è allucinante. Ma se lo fai notare, vieni accusata di lamentarti. Devi rimanere bella poi per gli uomini. Beh, ma non così bella da tentarli troppo o da minacciare le altre donne, perché ovviamente devi essere parte della sorellanza, pur facendoti notare. E sii sempre grata. Però ricorda che il sistema è truccato, quindi trova il modo per riconoscerlo, però rimanendo pur sempre grata. Cioè non devi mai invecchiare, non devi mai essere egoista, non devi mai essere scortese, non devi mai cadere, non devi mai fallire, non devi mai avere paura, non devi mai essere sopra le righe. È tutto così difficile. Quanto è faticoso. È tutto contraddittorio. E nessuno che ti dà una medaglia, né ti dice grazie. Anzi, alla fine viene fuori che non solo hai sbagliato tutto totalmente, ma è pure colpa tua. Io ci sono stufa di vedere me stessa e tutte le altre donne, di fare salti mortali tutti i giorni per piacere agli altri. O no? E se tutto quanto questo vale anche per una bambola che rappresenta una donna? Allora io non so più che dire. Quasi.